Lo Sport, in collaborazione con... Perché visitare la nuova grande esposizione di Pegaso? Per il vasto assortimento di mobili d'arte, per gli arredamenti in pino massiccio su misura, per i bellissimi mobili in arte povera e soprattutto per non perdere le incredibili offerte. L'Alessandria torna alla vittoria dopo tre turni e al Mocagatta supera la Gian Erminio per 1-0. A decidere l'incontro, una precisa conclusione al volo di Rantier al 38esimo del primo tempo, in una gara tutt'altro che spettacolare e che ha regalato emozioni con il contagocce. Per i grigi comunque contava soprattutto vincere, a prescindere dalla qualità del gioco, ancora di più in una giornata dove tutte le prime della classe hanno ottenuto i tre punti. Alessandria, che ha fatto esordire i nuovi acquisti di gennaio con Morero e Junco in campo fin dal primo minuto e l'ingresso di Germinale nella ripresa. Era in tribuna invece Luigi Scotto per l'ultimo saluto a società e tifosi, prima di trasferirsi definitivamente alla Torres dopo aver rescisso il contratto con i grigi nei giorni scorsi. Alessandria, che dunque sale a quota 41 in classifica, rimanendo in quarta posizione e in piena lotta per un posto ai playoff. Obiettivo dichiarato apertamente anche dal tecnico Luca D'Angelo nel dopopartita, che è uscito quindi allo scoperto abbandonando il basso profilo mantenuto fino ad ora. Risposte significative in merito arriveranno già domenica prossima, quando in programma ci sarà la super sfida contro la capolista Pavia. Dalla Lega Pro alla Serie D, che ha visto scendere in campo solamente la Novese impegnata nel recupero contro il Vado, gara che era stata rinviata a causa della neve il 21 gennaio scorso. I biancocelesti hanno perso 2-1 al Girardengo, sbagliando troppo e perdendo per l'ennesima volta in stagione preziosi punti casalinghi in uno scontro diretto per la salvezza. La Novese rimane così ferma a quota 24 punti in classifica al 15° posto. Lo Sport, in collaborazione con Pegaso, mobili per sempre. Strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Aperti anche la domenica pomeriggio. Il meteo, in collaborazione con... Risparmia sulle spese di riscaldamento senza trovarti in mano un pugno di sabbia. Da Punto Fuoco trovi 50 stufe e caldaie a pellet Montegrappa in esposizione da 950 euro più IVA. Installazione e assistenza, tasso zero sino a 5.000 euro. L'approfondimento di un vortice di bassa pressione determina un peggioramento del tempo sulla nostra regione. Per domani avremo cieli molto nuvolosi al mattino, con tendenza a deboli nevicate già dal pomeriggio sul basso Piemonte. Temperature in calo e nei valori massimi. Punto Fuoco vi invita tutti i mercoledì dalle 18 alle 19 a un corso gratuito per la manutenzione, la pulizia e la programmazione delle stufe a pellet. Per partecipare prenotatevi allo 0131 89 44 03. Un tuo SMS al 45505 vale un sorriso di un bambino in ospedale. Sino al 2 febbraio 2015, con un SMS al 45505, potremo garantire la visita dei Dottor Sogni di Fondazione Teodora Onlus a oltre 12 milioni di bambini ricoverati. Con il progetto Un sorriso per i bambini in ospedale, i Dottor Sogni di Fondazione Teodora Onlus potranno portare un momento di gioco, ascolto e sorriso a ciascuno dei bambini ricoverati nei 10 reparti di oncoematologia, neurologia, neurochirurgia e neuropsichiatria negli ospedali italiani nei quali la Fondazione opera. Sostenere il progetto è possibile inviando un SMS solidale al numero 45505.